Ciao a tutti ragazzi, ho ricevuto diverse email, diversi messaggi, diverse domande su che tipo di strumentazione utilizzo, il perché. Le domande più comuni riguardano il rullante, che rullante uso, che pelle uso sul rullante, la corrodatura del rullante, e quindi ho deciso di fare un video che linkerò a ogni persona che mi farà questa domanda su Facebook da ora in avanti. Il mio rullante preferito per il grind e l'hardcore è il Tamabel Brass 14x6,5 con la pelle HD Dry della Evans, una corratura alta per quanto riguarda il discorso grind e blast beat. La pelle HD Dry a mio avviso è la migliore per questo tipo di utilizzo, taglia un sacco gli armonici e fa rispondere il tamburo in maniera estremamente rapida, quindi questo proprio dà una definizione, un certo tipo di suono assolutamente di livello altissimo. Quindi il mio rullante per me questo proprio è insostituibile quando si parla di grind. Per quanto riguarda le bacchette, da un anno neanche questa parte sto utilizzando le 5B Firegrain della Promark dal vivo, perché prima di tutto sono le bacchette più resistenti che la Promark abbia fatto negli ultimi, anzi da sempre, non c'è paragone. E chi mi conosce sa che in passato ho usato 2B per diverso tempo, però il problema delle 2B era che dopo un po' al concerto, durante il concerto mi stancavo sempre tanto e finivo per perdere bacchetto, comunque per non avere la stessa energia a fine concerto rispetto all'inizio. Invece con queste 5B il volume è praticamente identico, mi stanco molto meno e posso tenere un concerto ai volumi che piace a me. Quindi per quanto riguarda questo primo FAQ, Frequently Asked Questions, questo è quanto. Rullante Tama 14x6,5 con una pelle Evans HD Dry sopra. Sotto potete avere la classica AZ 300, quindi sconsiglierei una 500 perché magari è troppo spessa. Una AZ 300, rullante accordato alto, ok, senza esagerare, però deve avere quella nota che taglia il mix, quindi si deve sentire. Per questo primo vlog è tutto. Qualunque domanda, nei commenti sotto. Grind.